È la cosa più buona in assoluto di tutta la giornata, sì, secondo me. Perciò niente, buon appetito. Fatemi sapere voi nei commenti il vostro piatto sudamericano preferito. Ciao ragazzi, come avete detto nel titolo, oggi vi porterò un'experience, una giornata molto interessante, perché mangerò per 24 ore tutta la giornata solamente cibo latinoamericano. Allora, come sapete, io sono sudamericano, vengo dall'Ecuador ed ecco perché questa challenge è la challenge che mi è piaciuta tantissimo. Anche perché adoro il cibo sudamericano, ma adoro il cibo in generale, provare piatti nuovi, scoprire nuovi posti, soprattutto qua a Milano, scoprire nuovi sapori. Insomma, è un video che a me è piaciuto tantissimo e soprattutto ho fatto provare a Lisa un paio di particolarità, oltre che a farvi scoprire a voi, se siete qua di Milano, i posticini dove andare a mangiare o provare. Non sono da solo, perché ad accompagnare in questa experience c'è anche Lisa. Eccola qui. Ciao che... a tutti. Prima cosa che facciamo, colazione. Ti farò provare il bolon. Ok, non l'ho mai sentito. Allora, il bolon de verde è un piatto tipico dell'Ecuador, quindi del mio paese, e per lo più lo si mangia per colazione. E sono delle specie di polpette fatte con il verde, che è un tipo di platano, diverse dalle banane, che invece sono molto dolci. Il platano invece è più neutrale come sapore e può essere fatto in diversi modi. Ci sono altri piatti come il patacón, il maduro, che è ancora un altro tipo, che è molto più dolce. Per lo più il bolon viene fatto o di formaggio, una volta fatta la polpetta lì si mette anche il formaggio dentro, pezzettini di formaggio, molto buono, il mio preferito, oppure c'è quello col chicharrón, che è una specie di pancetta, quindi al posto del formaggio si mette quello, o addirittura c'è quello misto con, si mette sia formaggi che chicharrón. Tanto la prima cosa che dobbiamo fare è andare a ordinare. Quindi chiamiamo e iniziamo questa giornata. Allora, la colazione la farò da Iguana Restaurant. Non sapevo l'esistenza di questo ristorante qua nelle zone, ma mi hanno detto che loro fanno il bolon. Quindi chiamo e vediamo se ce lo portano. Allora, buenos días. Sí, buenos días, restaurante Iguana. Ya, quería tres bolones. A ver, hágame dos con queso y uno con completo, chicharrón y queso. Okay, tres bolones, caballero, ya. ¿Entre cuánto llega? En realidad, dobbiamo mandarle a prendere. Appena scoperto, esatto. Dobbiamo mandarle a prendere. Ok. Vabbè, risona la macchina, troverai le braccia di guidare con me. Andiamo. Sono tipo le 11:22, siamo per fare colazione, ma oggi sarà una giornata lunga, quindi tranquilla. Ci sarà tempo di riprendersi e di mangiare altre cose. Vabbè, niente. Andrò con Lisa, non sono mai salito in macchina con lei e spero vada tutto bene. Guarda che è un'emozione da provare, eh. Ok, siamo saliti in macchina, l'autista sta andando bene per ora. Oh, meno male, dai, siamo ancora vivi, eh. Siamo ancora vivi e sono passati un po' più di 20 minuti perché mi sono messo a fare una cosa. Spero siano ancora belli freschi. Allora, intanto ho recuperato la roba, tutta qua dentro. Ho preso anche del succo naturale. Devo dire però, secondo me, si sono dimenticati di farmi l'ordine perché sono arrivato lì e ho dovuto aspettare un po'. Poi ho scoperto in realtà, perché stavo parlando mentre aspettavo con loro, che le fanno le consegne a domicilio, solo che dipende da quanto sei distante. Io avevo capito che non lo facevano e in realtà me l'avrebbero potuto portare a casa da dove siamo rispetto al ristorante. Quindi Lisa, mi dispiace, rip, prego. È andata così, per la prossima volta lo so. Allora, sono arrivato a casa. Questi qua, ragazzi, sono i bolon. Sono, come detto, delle palle proprio, delle palle fatte. Abbiamo preso due al formaggio e uno qui al... con il chicharrón. Due succhi naturali, uno al tamarindo e maracuja. E poi c'erano anche questi che magari li mangeremo a pranzo. Signorita Lisa, sei pronta ad assaggiare? Cosa ne pensi? Sono pronta. A vista, cioè, non so cosa dirti, cioè, a parte che non me l'aspettavo così grande. Io pensavo che in realtà la colazione fosse dolce. No, di solito in Ecuador ti prendi questo con un caffè americano, quindi caffè lungo, e inizi così la giornata, e con anche succo fresco. Ok, voi sapete che frutto sia il tamarindo? Io no. Lo scopriremo. Ok. Sai che mi piace di più questa maracuja, e me li aspettavo molto più dolci, in realtà. Molto più dolci. E ci aggiunge un po' di zucchero lo stesso? Fai il succo col frutto, sì, e poi se vuoi ci metti lo zucchero mentre lo fai, per renderlo più dolce, però per me è perfetto così. Detto questo, mangia il bolon. Così, va bene. Sa di patata, tipo. Ma sa di patata, ma è fritto? Allora, in teoria è un po' fritto, poi lo schiacci e ti fai la massa per fare questa pallina qui. Alcuni lo fanno anche bollito. Nostro è buono. 7000 calorie con questa cosa. Domani ci alleniamo, dai. Cioè, la mattina era bomba sta roba. Beh, prossimo video proviamo a cucinare noi, allora. Qualcosa di sudamericano. Io che non cucino neanche la pasta, tra poco. È finito.
capito. È impegnativo. Diciamo che a colazione parti subito bello carico. Mi sembra sempre di essere allo stesso punto. Mi fai anche vieni tranquilla per le 10. Sei arrivata alle 11. Non è vero. Alle 10:20 sono arrivata, caro. Ecco. Bene, una volta fatta la colazione, di la verità ci siamo messi a registrare altri video che poi vedrete qua sul canale. E il tempo è passato volando. A parte che abbiamo fatto colazione tardi. Quindi immaginate, non avevamo fame, avevamo iniziato a registrare, abbiamo mangiato nel pomeriggio, se non tardo pomeriggio. E quello che ho scelto come pasto è stato un bistec de carne. Si mangia insieme a del riso e a volte si mette anche l'uovo fritto e le patatine. Anche se composto così può uscire poi un altro piatto che si chiama churrasco, fatto leggermente diverso ma con gli ingredienti praticamente uguali. In questo caso c'è la carne, cipolla, peperoni, aciote che sarebbe tipo curcuma, aligno, che è una salsa tipica che anche quello si fa in un certo modo, e un po' di sale, e così viene fuori il bistec de carne. Allora ragazzi, per voi sarà passato tipo un secondo, per noi è passata una giornata e abbiamo registrato un video con Lisa che vedrete sul canale. Mi hai fatto fare una cosa che non avevo mai fatto prima. No, non pensate male. No, no, non pensate male. E in tutto ciò, cioè noi dovevamo pranzare, ma si sono fatte le 5:36. Noi stiamo pranzando alle 5:36. Ti rendi conto che siamo messi un po' male oggi? E credo che abbiamo sballato qualche orario. Siamo tipo in ritardo di 5 ore, sono abbastanza bella di marcia. E dopo abbiamo una cena in un ristorante messicano, Tex, e non so se ci sarà spazio. Comunque sia, quello che siamo per pranzare è una roba un po' ciotta, sinceramente. Lisa, non so se ti potrà piacere. Ma io mangio tutto. Questo qua è molto simile, diciamo, al mio pranzo normale. Mangio un sacco di uova io. Mia madre lo sa fare benissimo, mia zia idem, io no. Però è buonissimo, cioè lo adoro. Perciò niente, buon appetito. Fatemi sapere voi nei commenti il vostro piatto sudamericano preferito, se siete latinoamericani, del Perù, Bolivia, Ecuador, da dove cavolo siete. La carne è un po' duretta. Però è buona la salsina, me l'aspettavo molto più speziato, invece no, è abbastanza delicato, devo dire. Ricorda un po' il nostro spezzatino, come carne, vero? Come sapore un po'. Preferisco quello di mia madre, devo dire. Cioè, cosa ci mette lei? È più morbida la... È più morbida la carne e anche il sapore è leggermente diverso. È veramente dura la carne. È una bella soletta. Porca miseria, cioè, sto masticando da 3 ore e ancora non ho finito il primo pezzo che ho preso. Vabbè, fortunatamente dopo andiamo in un ristorante, come ho detto, messicano. E lì ci sono cose particolari che ho già fatto con Joe, l'avevo portato lì a mangiare, eccetera, eccetera. Ed oggi ti farò provare. Ora ci sono un paio di particolarità che ti potrebbero piacere. Ah, ok. Finito il pranzo, ci teletrasportiamo direttamente alla cena, dove ho organizzato anche per Lisa una cenetta. Siamo andati in uno dei ristoranti di un mio amico che è strabuono. Si chiama Tijuana Caffè 2.0. Trova nelle zone di Piazzale Lodi. Ed è molto, molto carino. Anche l'ambiente tematizzato, con tante particolarità derivanti dal Messico, con le loro sculture, con le loro storie, con i posti. Proprio crea un ambiente che ti senti quasi in un tipico ristorante latino, anzi messicano. Allora ragazzi, sono le 20:30 circa, è ora di cena, quindi andiamo a mangiare messicano. D'ora dobbiamo vedere il tuo spagnolo anche. Ah, claro che sì. Allora ragazzi, siamo arrivati, dobbiamo ordinare, però voglio che ordini in spagnolo. Vai Lisa. Tu? Vale. Poco poco. Vabbè, non importa, se si sbaglia te lo dico io, ok? Vengo a coordinare. Vale. Para... Para entrada, para compartir. No, y vos elegido nachos Tijuana. Sí. Después. No me acuerdo. Espera. Carne asada estilo. Y una quesadilla. Faltando. Queso fundido. Y queso fundido. Para beber. Dos vasos. No me acuerdo cómo se llama. Va bene, bajo. Dos vasos de sangría. Allora, secondo me. Se l'è cavato, dai. Grazie, Così è così. Ho dovuto suggerire qualcosina. Ma non è vero. Vediamo se ci arriva quello che abbiamo ordinato prima di tutto. Allora ragazzi, sono arrivati i nachos Tijuana. Madre mia, guarda qui. È arrivato anche il queso fundido, che dovrai assolutamente assaggiare. Con una... come si chiama questa? La tortilla. Una tortilla, okay. Brava. Vai, prendi un pezzo. Assaggiamo. Com'è? È buonissimo. Vado io, sì, è buono, no, vai. È piccantissimo.
È stra piccante, molto buono. E io non sono un amante del piccantissimo, cioè riesco a mangiarlo. Per me è ben bilanciato e molto buono. Se prendi questo, con questo, se non sei amante del piccante lo senti. Ok. Ah, proprio dentro la tortilla. Ah, quella è la salsina. Me l'hanno messa insieme. Brava, brava, okay. Sì. La chiudiamo a panino. E assaggiamo. Il secondo è, cioè, per me è tra i più buoni. Vai West. Vado? Vai West. Allora, aspetta. Dato che mi hai criticata per come l'ho messa. Guarda, io rotolo così e poi taglio il pezzetto che mi serve. Per me questo spacca tantissimo. Cioè lo prendo sempre quando vengo qua, perché è proprio troppo buono. A che punto siamo? Io non ce la faccio più. Sta arrivare la carne stilo, questa qua. Ora la proverai con la salsa e tutto. È la cosa più buona insieme al queso fondito che c'è qua, secondo me. Sì, ma come, cioè, nel senso, allora, come aspetta, faccio a tagliare? Ti faccio vedere. No. Questa non si taglia, questa si mangia così. A morsi, praticamente. A morsi. La cosa più buona che ci sia qua, giuro. È leggera, saporita, straordinaria. È uno spiedino gigante. Questa è saporita. Sì, buona. Approvata? Ho provata. Ok, tempo di assaggiare la quesadilla. Io queste qua le mangiavo sempre in Messico. Provale. Considera che non le ho mai prese. Com'è? Tanta roba? Quale preferisci? Questa? No, io preferisco la carne stilo. È la cosa più buona in assoluto di tutta la giornata, sì? Secondo me. Dopo le provo. Dai, morsettini, sembra che ci è passato un topolino qua. Vediamo. Te l'ho detto. È molto buona, stra saporita, ma preferisco la carne stilo. No, sono addirittura fan. E così, ragazzi, si conclude la nostra 24 ore mangiando solo cibo sudamericano. Eravamo veramente strapieni, soprattutto al Tijuana abbiamo mangiato un sacco. Meno male che c'era anche Lisa, se no da solo non ci avrei mai fatta. Quindi andatela a seguire nel suo canale YouTube, dove fa prettamente fitness, e soprattutto su Instagram. La trovate come Lisa Alborghetti. Dei corsi nel suo sito, mensili, insomma, andate a verificare. Detto questo, iscrivetemi qua sotto, altre sfide da fare. Lasciate un like a questo video e soprattutto attivate la campanellina in modo che vi arrivino le notifiche dei nuovi video ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 13. Io vi saluto, ragazzi, fate come siete bravi, ciao!